tantissimi poeti e vantiamo una tradizione popolare enorme che andava raccontata diversamente da come è stata raccontata oggi. E quindi l'unica cosa che ho fatto io è stata quella di cercare di trovare una chiave espressiva di queste melodie bellissime senza mai toccarle, nel rispetto totale della lingua e della melodia, di raccontarle diversamente, di contaminarle con un suono più moderno per farle arrivare alla gente, alla grande massa e fargli capire che in realtà queste canzoni sono veramente stupende e imprescindibili per la sopravvivenza proprio della specie abruzzese.